Buongiorno. 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 Buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il congresso nazionale Forza Italia che si svolgerà nei giorni di venerdì e di sabato prossimi 23 e 24 al Palazzo dei Congressi di Roma. Il terzo congresso, perché il secondo probabilmente Forza Italia è stato quello del PDL in mezzo, quindi siamo al terzo congresso che noi svolgiamo, sarà un congresso che dovrà eleggere il segretario nazionale, sei membri della segreteria nazionale, 20 componenti del consiglio nazionale e 4 vice segretari. Sì, noi siamo diversi dalla Lega, da Fratelli d'Italia, non facciamo la corsa contro nessuno, noi cerchiamo soltanto di prendere il maggior numero possibile di consensi perché riteniamo che si debba dare al più grande partito d'Italia, che è quello dell'astensione, un punto di riferimento serio, credibile, affidabile, responsabile. Cioè l'Italia ha bisogno in questo momento di una forza alla quale aggrapparsi, che dia a questo paese una garanzia di solidità. Quindi da parte nostra non c'è concorrenza interna con il centrodestra, noi vogliamo andare a prendere voti che sono oggi nel partito dell'astensione, vogliamo occupare lo spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, che è uno spazio che ha bisogno di un punto di riferimento che sia al governo. Allora, i leader del Partito Popolare saranno tutti in presenza, Weber, Lopez e Metsola saranno in presenza al Palazzo dei Congressi, Weber venerdì, Lopez e Metsola sabato, probabilmente Metsola chiuderà i lavori insieme prima dell'intervento del nuovo segretario del partito. Abbiamo invitato tutte le forze politiche, indistintamente, maggioranza, opposizione e anche tutti i sindacati, il presidente di Camera e Senato, il sindaco di Roma, il presidente della Regione Lazio. Marta è un deputato di Forza Italia, se ritiene di venire dipende, sapete che insomma non è stata granché bene, ma se viene come deputato lei non è anche parte integrante del movimento politico, la famiglia non è prevista la partecipazione dei figli, ma con i quali siamo in costante contatto, ci seguono con attenzione, ci sostengono, credo in qualche modo si faranno vivi, ma non ci sarà una partecipazione proprio a dimostrazione della, come posso dire, della differenza di impegno, ci seguono con attenzione,